Si è riunita oggi la giunta regionale, due le principali decisioni adottate, la vendita del patrimonio immobiliare regionale ora in disuso per un valore di 650 milioni di euro e il contrasto alle frodi alimentari. Stefano Vidori. La Regione Toscana metterà sul mercato un patrimonio immobiliare inutilizzato per un valore di 650 milioni di euro. La decisione presa dal governo toscano è stata illustrata e motivata dal presidente Enrico Rossi. Intanto un modo per non far deperire i beni stessi. Come farebbe secondo il criterio del buon padre di famiglia, se si trova ad avere una proprietà che non usa o la si affitta oppure la si vende. Non c'è nessuna esigenza di bilancio che è in pareggio, ma è anche un modo per prevenire possibili tempi duri in futuro. Tutti sanno che abbiamo avuto un restringimento anche sul versante degli investimenti a causa della legge di stabilità nazionale. E quindi avere un po' più di risorse ci farebbe senz'altro bene. Un'operazione complessa che certo non si esaurirà in breve Credo tempo. che entro un paio di mesi noi potremo avere il bando per iniziare la call, poi ci saranno le modalità con cui cercheremo di far conoscere al mondo questo bando. Possibili acquirenti. Immobili che possono avere un interesse vario, pubblico, di grandi investitori, anche internazionali. Nelle procedure saranno coinvolti anche i comuni, ma come saranno utilizzati i proventi? Aumentare gli investimenti sia nel settore della sanità che negli altri settori di cui si occupa la regione. La viabilità, la cultura. Altre decisioni prese dalla Giunta riguardano il settore agroalimentare. Sarà varato un protocollo d'intesa antifrode con le procure di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto. Rimanendo nel settore, Rossi ha espresso soddisfazione per il riconoscimento DOP al Cantuccino di Prato e speranza perché analogo riconoscimento vada prossimamente al pane toscano.